SIGEP 2018, ci troviamo allo stand di Biancaffè con Salvatore Sicilia, il responsabile del progetto Bianco. Buongiorno Salvatore, bentornato dinanzi agli schermi di Oreca TV.it. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Noi ci siamo incontrati a Host 2017 nel corso dell'intervista che abbiamo realizzato insieme alla proprietà Pierluigi Bianco. Hai presentato il progetto Bianco dedicato all'Oreca e al microoreca a poco più di 60 giorni di distanza. Che cosa è accaduto? Come procede il progetto? Ma guarda Fabio, sostanzialmente dopo 2 mesi il progetto ci ha dato un bel po' di soddisfazioni, nel senso che siamo arrivati ad un punto, abbiamo raccolto un po' di informazioni rispetto ai feedback che poi ci ha restituito il mercato, perché poi sai, mettere in piedi un progetto, almeno nella fase di startup, vai in giro, proponi, vai ad argomentare con il concessionario, andiamo sui punti vendita, quindi raccogli un po' di informazioni che porti in azienda, ti siedi e cerchi un attimino di riorganizzare e sistemare, o quantomeno arricchire quello che è poi il progetto stesso. Arricchire significa che vicino al caffè abbiamo poi abbinato, ma sempre perché il mercato ce lo chiedeva, altri prodotti tipo questi che abbiamo esposti qui alle nostre spalle nel concept che abbiamo poi realizzato, e parleremo un attimino un po' più avanti, che sono dei dessert. Abbiamo arricchito praticamente il listino anche con altri tipi di prodotti che sono dei primi pronti al momento. Abbiamo arricchito la gamma del merchandising, ma sempre perché praticamente c'è stata una richiesta specifica proprio da parte del mercato, del canale Oreca sostanzialmente. Rispetto a 2 mesi fa ad Host abbiamo fatto la presentazione del brand Bianco. Siamo andati per strada con tutta l'area vendita, ovviamente abbiamo seminato tantissimo. Coinvolto i consumatori diretti? Assolutamente sì, abbiamo coinvolto i consumatori diretti, siamo andati con i nostri partner direttamente nel canale Oreca, quindi parliamo di bar, parliamo di ristorazione, parliamo di strutture alberghiere organizzate, e abbiamo presentato il brand. Diciamo che è stato un momento di semina sostanzialmente, e la semina poi ti porta a distanza di tempo il famoso raccolto. Il raccolto buono ovviamente l'abbiamo portato a casa, c'è stato un po' di raccolto, nel senso che qualcuno non ha apprezzato, ma non ha apprezzato non dal punto di vista di immagine o del brand, magari erano strutture non organizzate, e quindi abbiamo un attimino preferito aspettare. Elaborare queste informazioni e ritornare sul mercato un po' più organizzati rispetto alla fase di startup. E allora Salvatore, alle nostre spalle ci sono dei dessert, ci sono delle parti di pasticceria, dei dolci, come vogliamo chiamarli? Sono dei dessert, in effetti abbiamo chiuso un accordo con una società, un'azienda praticamente, noi saremo in grado di fornire un prodotto fresco al bar o al ristorante o praticamente al locale specializzato di pasticceria. Abbiamo questi prodottini che sono, come puoi vedere, diciamo racchiudono un po' quello che è lo stivale, nel senso che abbiamo la cassatina siciliana, abbiamo il tiramisù, abbiamo praticamente il cheesecake, la delizia al limone, abbiamo praticamente dei prodottini che ci venivano chiesti sostanzialmente, e abbiamo voluto praticamente arricchire un po' il listino e dare ovviamente alla forza vendita un prodotto in più per dare maggiore servizio, esatto, e dare più servizio e entrare poi nei punti vendita. Salvatore, oggi dove siete? Quali sono le regioni che Bianco va a coprire per la fornitura di prodotto e il servizio di assistenza attraverso la consulenza anche dei venditori? Certo, allora SIGEP, diciamo Fabio che il SIGEP
stiamo facendo a SIGEP proprio per dare, uno, fidelizzare i clienti già acquisiti, due, per dare ancora visibilità al brand. Rispetto ad Host, in 2-3 mesi abbiamo costruito tanto, abbiamo il prodotto presente già in varie regioni, abbiamo il Lazio, abbiamo l'Abruzzo, la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, la Puglia, e stiamo ovviamente continuando a costruire, ma ci vuole del tempo, lo sapevamo, e piano piano, voglio dire, stiamo arrivando al punto praticamente che ci eravamo prefissati. Possiamo dire che tutto sommato, presentando il progetto bianco a Host 2018 circa 2 mesi fa, siete giovanissimi, perché avete solo 2 mesi di vita, dico solo fra virgolette, sebbene ci siano 80 anni di storia e di background di Biancaffè, che è una torrefazione storica campana che, con grande spirito di sacrificio e utilizzando sempre i principi dedicati alla costanza nella qualità, è riuscita ad arrivare fino ad oggi. Salvatore, oggi siete qui per fidelizzare i clienti, dicevi, ma anche con altri obiettivi, per cercarne di nuovi, per cercare nuove partnership o altro? Guarda Fabio, hai focalizzato un punto importante. Diciamo che la forza del brand bianco è proprio la storicità di questa azienda. Biancaffè è un'azienda storica, l'hai detto prima, un'azienda che ha più di 80 anni. Diciamo, questo è un po' l'argomento che dà forza al progetto quando poi andiamo in strada e andiamo a proporre in effetti il brand bianco. Che siamo nuovi, siamo neonati, e come ho detto anche nell'intervista praticamente ci dice Madost, è come un bambino piccolo che deve essere accompagnato e abbandonato, diciamo lasciato, quando poi raggiunge la maggiore età e quindi ha una certa autonomia per poter andare avanti. Sapevamo e sappiamo che c'è ancora tanto tanto da fare, però ecco, proprio questa esperienza che c'è alle spalle ci dà praticamente la forza per andare avanti, e siamo convinti di aver messo in piedi un progetto diciamo anche abbastanza giovanile dal punto di vista di format e concept, quello che poi abbiamo presentato qui la SIGEP. Quando parliamo di concept e format, parliamo anche di arredamento, ovvero di come vengono costruiti i bar, i bistrò, gli angoli dedicati appunto alla somministrazione dei prodotti caffè, cappuccino e affini in quelli che sono poi i vostri partner? Il format che vedi qui al SIGEP praticamente sostanzialmente ha degli elementi importanti che vanno valutati, nel senso, vedi, questo concept Fabio è costituito da alcuni attimi. Abbiamo gli attimi di relax, dove praticamente, ecco, ci sono dei divanetti, quindi chi va in una struttura, in un bar, vuole un momento di relax, ha i suoi attimi di relax. Abbiamo gli attimi di business, nel senso praticamente chi vuole un attimino trovare un momento di tranquillità, troverà a disposizione dei software, dei gestionali per poter operare nel mondo del web o quello che si voglia. Abbiamo gli attimi dei giochi, magari una famiglia con dei bambini che va in un bar ha la possibilità di mettere il figlio un attimino seduto con i giochini e quindi quell'attimo un attimo di godersi, l'attimo del caffè, perché abbiamo l'attimo del caffè, e l'attimo praticamente dedicato ai dessert. Quindi voglio dire, è un concept proprio fatto in un certo modo, perché l'abbiamo ideato e vogliamo andare avanti praticamente su questa strada, perché riteniamo che il caffè sì è un momento, è un attimo praticamente per trovare un po' di serenità, però ecco, l'abbiamo un attimino arricchito con questi proprio momenti di relax che necessitano quando uno prende un caffè. Diciamo che ci sono più corner per poter manifestare le emozioni che in quel momento si desidera andare a vivere. Esattamente. E allora Salvatore, per chi è dall'altra parte e desidera entrare in contatto con voi perché ha un interesse o manifesta una curiosità per saperne di più rispetto al vostro progetto, al vostro concept, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere senza alcun impegno per entrare in contatto con la vostra sezione commerciale? Perfetto, allora l'indirizzo email è espressobar@bianco
1932.com, dove là praticamente possono anche sul sito entrare e interagire con l'azienda, quindi chiedere tutta una serie di informazioni che non dico in tempo reale, ma saremo assolutamente pronti per rispondere e dare le risposte appropriate per tutte le domande che poi ci verranno assolutamente fatte. Quindi siamo pronti, Fabio, siamo pronti, perché abbiamo messo in piedi veramente una squadra, al di là dell'azienda, abbiamo parlato prima, ma abbiamo messo una squadra assolutamente pronta per poter affrontare tutte le problematiche laddove sono delle problematiche, o chi voglia affacciarsi praticamente in questo mondo. Noi siamo a disposizione anche con questo format, perché abbiamo fatto anche una partnership con la società di arredi che ci supporterà praticamente nello sviluppo del progetto. Anche questo riteniamo che sia assolutamente importante. E allora è una bella sfida, bravi, continuate con la perseveranza che vi contraddistingue, i risultati certamente arriveranno. Nel corso di Host 2017, alla fine dell'intervista, mi avete offerto una miscela di un certo tipo. Oggi proviamo un'altra miscela, la numero uno voglio provare oggi, e quindi mentre io mi fermo a gustare la numero uno, perché si chiama così, no? Assolutamente sì. E che accompagna la numero 2, la numero 3 e la numero 4, che sono altre miscele che fanno parte dell'offerta del marchio bianco. Io vi saluto e vi prego di non andare via, perché nel frattempo noi abbiamo tantissimo altro da documentare qui al SIGEP 2018. Offri il caffè. Oui. Offri il caffè. Assolutamente sì, ti offro il caffè, ti offro la numero uno, Fabio, dai. Bene. Grazie. Salvatore, saluta gli amici di Horeca TV. Un saluto a tutti. E io nel frattempo resto qui, ma riprendiamo subito, non andate via.